squadre che fanno adesso il loro ingresso in campo. Chelsea, come detto, che ha bisogno di tre punti per sperare di superare il Krasnodar e giocarsi la finale contro la Roma, che è già certa di giocarla dopo le tre vittorie e un pareggio nelle prime quattro giocate, e poi avrà proprio la sfida contro il Krasnodar. Primo pallone per il Malaga. Si comincia con Merino che lancia in profondità. Tentativo da parte di Muñoz. Otro lado. Higher, Reese. Reese, higher. This is your player, Reese. Ora Merino, largo per Losada. In verticale il pallone che non riesce a tenere in campo Fernandez Guerrero. E allora rimessa laterale per Tabu Kuhaho. Cerca Russell Denny che non aggancia. E allora il portiere Sanchez Flores al rilancio. Ancora Fernandez Guerrero. Poi centralmente va Molina. Muñoz che cambia gioco. Poi Merino, ancora per Losada Jimenez. Merino. Con il passaggio centrale per Hamdi. Ancora Dani Hamdi. Harrison, as he goes back, squeeze the pitch. Jacob, squeeze. Tabo, squeeze. Up. Ti riesce a toccare per Molina. Poi Muñoz. Bella la progressione centrale. Il tentativo col sinistro da parte di Alvaro Sanchez. Che però non trova lo specchio della porta, anzi era il numero 8, Dani Hamdi. E allora Ted Kerd al rinvio. Nombre! Casa, casa! Hey! Squeeze to the halfway line, hey! Losada. Sì, Ale! Merino. Ya tiene giù! Solo, cuidado que te salta. Ayub Dani Hamdi. L'errore, ne approfitta Golding, che poi serve Russell Denny, non riesce ad andare via a Losada. Allora ancora Dani Hamdi dietro per Sanchez. Il colpo di testa. Ma era fuori gioco di Fernandez. E allora punizione per il Chelsea. Il numero 2, Harrison Murray Campbell. Per arretrare il punto di battuta. Ecco Murray Campbell, pallone centrale interessante per Kurt Riley. Poi Michael Golding controlla, cerca la conclusione, un po' scordinato, pallone che esce sul fondo. Ale, vieni al spazio di Ayur recibe solo. O al revés, ¿vale? Venga, va, vete, vete, allí. Solo. Muñoz, controlla bene. Subito pressato da... Rapido! Brook Myers. Centralmente un pallone non facile per Molina, che riesce ad andare in profondità, dove però recupera palla Ted Kerr e ricomincia da Murray Campbell. Poi Pope, ancora Jacob Pope.
verso Riley Kurt. E serve Myers, ma era in posizione irregolare Brooke Myers al di là della linea difensiva del Malaga. Jacob, stay tight. Harrison, Jacob can't mark the center forward. Lascia scorrere Pop. La idea ma clara. Está de portero. Vamos a jugar un poquito, ¿no? Vamos a pensar un poquito y después ya vemos. Ancora Pop. Poi Murray Campbell. Vamos, un pasito, Iza. Ted Kerd. Venga, Kena. Nombre. Ancora Molina, poi in qualche modo in modo falloso ma Ray Campbell su Dani Hamdi. Muñoz va in profondità. Muñoz tentativo ancora di Contreras. Evito portero. Kerd al rinvio, cercare Kermiley che prova a far proseguire verso Russell Denny. Play on, man. Play on. Ma il pallone arriva tra le braccia di Jacob Sanchez. Michael, you stay here. Jacob tight. Michael Golding. Buono il controllo di Myers dentro per Riley Kurt. La parata a terra di Sanchez Flores. Ancora. Dani Hamdi. L'ottimo movimento di Fernandez. Ancora Fernandez. Prova ad andare lui. Fernandez, area di rigore. Palla dentro. Il tentativo di Muñoz. Poi il pallone rimane lì. Alla fine c'è un fallo di mano proprio del numero 3. Muñoz Navas. Vicino al gol il Malaga. Bien, Samuel. Dado David. Pop in qualche modo, poi Contreras cambia gioco molto bene su Losada. Ancora Losada deve evitare il ritorno di Ayala che ha segnato il gol del pareggio contro il Dortmund poco fa. Muñoz, area di rigore, palla arretrata e poi il tocco è troppo morbido. Chissà, ha hecho el desmarque para dejar espacio libre. Aguante Ismael. Attenzione alla ripartenza del Chelsea. Ismael detrás. Area di rigore, si ferma. Cerca l'imbucata, bene il Malaga in chiusura con Molina. Poi Golding, Michael Golding, Chelsea avanti 1-0 all'ottavo minuto con Michael Golding. Bellissimo il gol del numero 6, servito da Myers, supera in area di rigore Molina e fa 1-0 all'ottavo. Adesso il tentativo ancora da parte del numero 10 Contreras. Largo per Muñoz. E sullo 0-0 è andato vicinissimo al vantaggio. Punta Pop. Muñoz prova a mettere al centro in due tempi. Ted Kerr. Relax, Ted, relax. Tabo, get out. Che ricomincia proprio dall'autore del vantaggio. Golding. Io, no. Si appoggia a sinistra. Menta giù. Allora vamo. Qui Russell Denny. Intanto entra in campo con il numero 9 Alvaro Sanchez. Eccolo qui, altissimo
eppure è un 2007 di gennaio, 27 gennaio 2007, uno dei pochi 2007. Tanto Molina sbaglia il tocco contrario a Spermugnos, ne approfitta Pop che fa andare Myers. Sfida in velocità l'avversario Myers, poi il tocco è corto per Riley Kurt, la mette al centro, buona idea del numero 10 di Chelsea, ma il pallone arriva docile tra le braccia di Rafael Sanchez Flores. Ancora Molina dietro Contreras, dietro anche lui per Merino. Ancora Molina. Come on, Josh! Stay there, Josh! Stay on in, Josh! Stay on in now! Vien Alvaro, vien! Come on, you man! Come on, they can't play! Yes! Harrison, you're gonna talk to him! Nice one, now you're gonna try! Pallone per Sanchez. Guarda, c'è spazio! Guarda, c'è che Nayel è rapido, con la colta posizione. Cerca Fernandez, che però non si libera bene di Cuajo. Riley Kurt controlla male, allora può uscire Sanchez Flores. Yes, Michael, well done. Well done, Michael and Jacob. Referee, Amitra. Cambi per il Chelsea, entra Ato Ampa. Entra anche Joshua Pescatore ed entrerà tra poco anche Santo Bonifaz. Murray Campbell allarga per Thabo Kwaho. Riley Kurt prova a far prolungare proprio per Joshua Pescatore. Poi il controllo di Munoz, tutto tecnico, numero 3, Daniel Munoz Navas, centralmente Molina. Più veloce di Pescatore, va in profondità, forse era in fuori gioco Sanchez, alla fine recupera comunque Kwaho. Poi con Riley, Golding dentro per Amto Ampa. Hey, talk to Michael to switch! Tira, tira le spazio, vieni, vieni! He's offside! Dani, però sta fuori gioco, Dani! Pop! Vale, vale! Ancora Ampa che controlla benissimo, con un fallo però. Fallo subito da Sanchez. Finisce il primo tempo con il Chelsea avanti 1-0, il gol all'ottavo di Michael Golding. Golding, l'autore del gol del vantaggio del Chelsea. Il tocco è per Pop, che cerca avanti il movimento di Riley Kurt, poi Joshua Pescatore, ancora Riley Kurt, vuole andare da solo e c'è un tocco da parte di Merino Rodriguez, calcio di punizione in favore del Chelsea dal limite dell'area di rigore. Merino chiede spiegazioni all'arbitro, vediamo qui, Riley Kurt si lancia, Merino in realtà toglie la gamba, Kurt va giù un po' sullo slancio, poteva anche non esserci il calcio di rigore. Someone get down the side of the wall. Sopto, be ready for a fake pass. Hey, 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 hey. Vamos rápido, venga.
Sarà Reinkert a calciare. No, Michael, this side though. This side. Numero 10 yeah. del Chelsea. Atto, go wider. Atto, wider. Don't take him into the goal. Va Kurt e c'è la parata molto bella da parte di Villa Garcia, che ancora va in alto a prendersi questo pallone e poi fa ripartire i suoi. Con Munoz che cerca un lancio in profondità abbastanza interessante per Fernandez, che però non può arrivarci. Due minuti in questo secondo tempo, il rilancio di Ted Kerd verso Kurt, che va giù nel contatto con Merino. Non c'è nulla, dice l'arbitro. Losada si complica un po' l'esistenza e infatti regala la rimessa laterale al Chelsea. Golding prova a prolungare, Munoz di testa per Sanchez, ancora Alvaro Sanchez, tiene lui palla, poi la perde nel contrasto vinto da Golding, poi Ato Ampa apre molto bene per Joshua Pescatore, palla arretrata per Riley Kurt che trova la deviazione di Losada, provvidenziale, evitare il 2-0 del Chelsea. Ancora Ato Ampa per Michael Golding. Ampa, gioco di gambe di Ampa a superare Sanchez Guzman. Tentativo di break da parte del Malaga, attenzione, pallone per Contreras contro Pop, ancora Contreras centralmente, è Murray Campbell ad allontanare. Ato Ampa per Joshua Pescatore che vuol far passare, chiude molto bene il Malaga. Ancora Jakob Pop per Ato Ampa che passa su Sanchez Guzman. Poi Munoz trova un buon pallone per Alvaro Sanchez. Contreras. Calcio d'angolo con Munoz che andrà dalla bandierina. Golding allontana, poi dalla distanza prova a calciare Sanchez. Riley Kurt anticipato molto bene da Gonzalez Fernandez. Poi dietro per Villa Garcia. Il lancio a cercare Sanchez Munoz. Contreras prova a passare nello stretto, trova una deviazione, sarà rimessa laterale, mentre è pronto a entrare in campo anche Joshua Ayala. Esce Riley Kurt. Ora Alvaro Sanchez si appoggia all'altro Sanchez, Samuel Sanchez Guzman, poi Gonzalez, Losada prova ad andare da solo, Losada non passa e allora Ato Ampa, attenzione al contropiede velocissimo da parte del Chelsea, Ato Ampa però non la passa, avrebbe potuto servire Pescatore che gli va a dire qualcosa. Pop Ato Ampa verso Golding, si lotta per il possesso, alla fine esce benissimo Daniel Gonzalez Fernandez, il pallone in profondità dove prova ad andare a prenderselo Alvaro Sanchez, troppo lungo,
Allora Pop per la rimessa. Joshua Pescatore con un bel numero. Samuel Sanchez Guzmán centralmente, González Fernández. Prova ad andare in qualche modo Muñoz, Pop lo ferma con un fallo. E allora dal calcio di punizione c'è Izan Merino Rodriguez che andrà a calciare. Va Merino, gran botta, palla fuori. Prova a ripartire il Malaga, velocissimo sulla destra. Muñoz. Muñoz si libera, può calciare. Muñoz viene fermato ancora ottimamente da Murray Campbell. Lozada, attaccato da Brook Myers. Lozada si appoggia centralmente dove va veloce Gonzalez, poi sbaglia però Pop, si appoggia Russell Denny che va in profondità da Ato Ampa che viene fermato a sua volta da Daniel Gonzalez Fernandez in calcio d'angolo. È proprio Rice Alexander Russell Denny che va dalla bandierina. Pallone dentro verso Ato Ampo. Recupera palla Muñoz. Prova ad andare lui, ancora Muñoz, in velocità sfida Pop che lo ferma con una trattenuta. Il fallo è per il Malaga. Un dietro. Daniel González Fernández. Pallone dentro l'area di rigore ad allontanare. Ci pensa subito Bonifaz. Ancora dalla bandierina Fernandez, ancora un colpo di testa in area di rigore ad allontanare, poi il tentativo è di Sanchez Guzman. Ecco Ato Ampo che prova a partire in contropiede, velocissimo Ato Ampo, la trattenuta netta di Muñoz. Tutto fermo, dice l'arbitro.
No. Un po' di polemiche da parte dello staff del Malaga. Sanchez, pallone per Contreras, gran movimento in profondità, tutto facile per Ted Kerd. 30 secondi al termine, prova ad andare ancora il Chelsea, si allunga il pallone Brook Myers. E allora Contreras ha un'altra chance verso Munoz, Pop riesce a deviare in rimessa laterale. Anche quello, ha ragione. Non ci siamo capiti con lui. Ancora Munoz. Atrás, atrás. Fermato Munoz, la rimessa è sua. Tentativo di Contreras, il gol dell'1-1, bellissimo il gol di Contreras che fa esultare anche il Krasnodar, che può così giocarsi la finale. Ma il Chelsea non ci sta, anche se ormai il tempo è scaduto. Contreras segna proprio allo scadere, al 13°. Bellissimo il gol del numero 10, non ci arriva Ted Kerd. Ancora Contreras, Pop. Finisce qui pareggio del Chelsea. E adesso Roma Krasnodar, con il Krasnodar che potrà approfittare di questo pareggio, di questo stop del Chelsea, per giocarsi la finale anticipata contro la Roma. No distanze, no distanze, no, no.